anche a te. Situazione, stiamo valutando, stiamo facendo delle valutazioni approfondite per delle informazioni. Radio Quististi. Direttore, buonasera, volevo raguagli rispetto all'operazione di Bala, come è andata a finire dopo che il ragazzo ha firmato con la Roma, se ci racconta cosa è accaduto in questi giorni. Allora, intanto dal vaso che fino a 10 giorni io vi ho parlato, abbiamo dato l'opportunità, con il passare del tempo pensavamo che potesse essere un'opportunità, ci abbiamo parlato. Sì, buonasera. L'ultima volta che è stato qui parlando di Koulibaly, così come gli altri giocatori, mi ha usato la parola, sono incedibili. Alla fine Koulibaly non era incedibile, ce ne sono anche altri incedibili, grazie. Ma io incedibili, Koulibaly è certo che per me è incedibile. Io vi dissi anche che abbiamo sono stati per un mese di fila anche due a parlarci tutti i giorni. Abbiamo fatto in tutti i modi a convincerlo, gli abbiamo fatto un'offerta altissima nei tempi nostri, perché vogliamo tornare ad essere una società virtuosa. Come vi ho detto, deve essere orgoglio per tutta la città, per la gente, per i tifosi, perché avere la forza di creare un circolo virtuoso come è stato per tanto tempo è un segno di grande progetto e di longevità. E come ti dicevo, noi volevamo veramente in tutti i modi trattenerlo, in tutti i modi. Non ce l'abbiamo fatta, abbiamo dovuto accettare. Io l'altra volta ho fatto un'omissione, che vi ho detto che lui aveva preso tempo, in realtà non ci aveva preso tempo, ci aveva già detto che non voleva rimanere. Ma io ho provato fino alla fine a difenderlo, a coccolarlo, e ho provato proprio fino alla fine, ma non è stato possibile. Quindi siamo dispiaciuti, ma il Napoli andrà avanti con forza, crediamo di avere una squadra molto forte, i giocatori giovani sono molto bravi, e quindi siamo fiduciosi per il futuro. Repubblica. Signora, passa al volo, come mai va raggiunto io a posto di Spaghetti e con che prospettive può partire questo nuovo ciclo, visto che ormai rispetto alla precedente conferenza fatta da Koulibaly c'è stata, insomma, passata in partenza. Come può partire? Io questa qui da quando ci sono, che si parla di cicli nuovi da tempo, e sono stati dei momenti molto forti, però la squadra si è arrivata con i livelli, con i livelli, quindi noi non siamo così preoccupati, siamo concentrati sul lavoro che dobbiamo fare, e il motivo per cui sono qui è molto semplice, perché ci sono troppe situazioni aperte di mercato e noi vogliamo dare l'informazione corretta e vogliamo che il mister pensi allenare e che pensi allenare la squadra sul campo. Il Roma, sì, eccomi qua, si è detto, eccomi qua, destra, sua destra, buonasera. In alternativa di Bala, opzione di Europeo è realistica? Ed eventualmente Napoli cerca un giocatore in quella posizione di sottopunta? Allora, noi l'altro giorno, quando abbiamo fatto la conferenza, il mister è stato anche chiaro anche praticamente che potrebbe fare il 4-3-3, e mi pare se era un'opportunità che potevamo prendere, però sarebbe stato dal punto di vista tattico un equilibrio naturale di quello che c'è in testa al mister e quello che veramente sta noi. Quindi in questo momento non ci stiamo pensando, però ripeto, nel mercato del gruppo ci possono essere delle opportunità e siamo pronti a guardarci intorno, a leggere tante situazioni che ci possono venire addosso. Roma di Napoli. Direttore, buonasera. Chiaramente a meno di un mese e mezzo dalla fine di questo calciomercato la squadra probabilmente ancora incompleta, però voglio dire, questa è una squadra che può puntare allo scudetto, e le chiedo, visto che non si parla di obiettivi, qual è l'obiettivo di questo anno? Mi ha già detto che lo scudetto per noi è un sogno e dobbiamo sempre puntarlo. Fare puntare al massimo è sempre importante per tutti, in qualsiasi ambito lavorativo. Noi vediamo di avere una squadra di valore, vediamo che dobbiamo ancora completarla con un portiere dello stesso livello di Meret e di un calciatore di grande livello al posto di Koulibaly. E poi pensiamo di avere una squadra importante, di ragazzi molto bravi che faranno parlare di sé.
Corriere della Sera, edizione Napoli. Sì, direttore, sono Fuggi. Volevo chiedere se con il 4-3-3 c'è bisogno anche di prevedere di rimestre a centrocampo se dovesse uscire qualche giovane anche come Gaetano. Ma a centrocampo abbiamo sei centrocampisti, tutti di grande livello, di buon livello, con la VAR, quindi se non dovesse uscire un big, non arriverà nessuno. Arriverà qualcuno, se uscirà qualcuno. Gaetano stiamo valutando, siamo a Zerbini, mi si sta valutando, lasciamo lavorare sempre pace, poi prenderemo delle decisioni per i ragazzi per i meriti. Corriere dello Sport. Buonasera. Buonasera. Voglio sapere la situazione di Fabiani com'è, soprattutto dopo la conferma in Napoli che terrà supporto del 3, e poi una domanda, diciamo, social popolare, perché l'altra sera il mister ha salutato tutti i ragazzi che non sono qui, compreso Mertens, però la gente è quasi incredula, finché non vede la parola fine, perché i ragazzi non film con nessuno. Allora c'è sempre questa idea che la legge nell'aria, però il professore Valore, il presidente, è qui ed è una cosa che cura lui, se avete avuto modo di parlarne, se c'è una parola fine, se ci saranno altre possibilità per me. Come ho detto l'altra volta, con Risse c'è un rapporto diretto lui, e so che ci ha parlato lui in passato, poi quello che succederà in futuro non si può sapere. Risse è comunque una parte della nostra vita calcistica, del Napoli. Quindi non è paragonante da calciatori. Per quanto riguarda altre domande? Fabiano, stiamo parlando con il suo entourage un paio di volte a settimana, stiamo parlando in maniera molto serena, il ragazzo è molto sereno, lui si può valutare le opportunità di mercato, la scadenza anche lui, noi stiamo valutando insieme a lui da farsi, ovviamente. È un calciatore a cui teniamo molto e anche lui vogliamo tenere in tutti i modi. Poi alla fine c'è un mercato che parlerà chiaro. Parlerà chiaro perché un calciatore in scadenza, poi la volontà dei calciatori è molto importante. Canale 21. Sì, salve direttore, sono qui. L'altra volta abbiamo parlato di Sirigu. Non le chiedo di fare i nomi perché ho capito chiaramente che se ci sono delle situazioni in ballo non li farà mai. Però il tema portiere, come mai non è ancora firmato, si attende altro? No, abbiamo un accordo, si stanno mandando i documenti agli avvocati e li finiranno. Napoli News 24 e si prepara Marca 4. Buonasera direttore, qui. Buonasera. Nella tarda serata di ieri e anche nella giornata di oggi è comparsa qualche notizia dalla Germania di un interessamento forte del Bayern di Monaco per Osimhen. Quanto c'è di vero e se i tifosi del Napoli devono temere per un eventuale assalto concreto da parte del Bayern? Non abbiamo ricevuto notizie di tal caso, non posso essere gradito. Grazie. Marca Claro. Salve, volevo chiedere, rispetto al fatto che non ci siano dei cedibili, che posizione occupa Lozano e se sono arrivate offerte per lui nel finestra di mercato? Grazie. No, sono arrivate offerte, siamo molto contenti di averlo da noi. L'anno scorso ha avuto un'annata un po' stipolata perché tanti infortuni e contiamo molto su di lui quest'anno. Gianluca Di Marzio, tutto con. Salve direttore, sono qui. Volevo sapere su cosa avete lavorato in particolare con il presidente De Laurentiis in questi giorni in cui è stato qui e insomma se è dispiaciuto di non aver toccato comunque, non essere riuscito all'albergo e incontrarlo. La piazza e la città di Roma. È arrivato pochi giorni fa e sta vedo sempre molto coinvolto in tante situazioni, perché lui è un presidente che vuole comunque vivere in persona tante situazioni, non solo nel calcio, ma che anche fa tantissimi lavori, è dietro a tantissime situazioni e interessi familiari, non solo, quindi è uscito pochissimo dall'albergo perché aveva veramente molto da fare, però so che è uscito molto. Campania Rai. Buonasera direttore, poiché noi siamo tra i tifosi ogni giorno, si aspettano due parole da parte della società. Cosa si sente di dire ai tifosi del Napoli in un periodo complicato per tutti? Un periodo complicato, un periodo di rinnovamento, però secondo me un tifoso deve avere fiducia in una società che negli ultimi 15 anni ha fatto tantissimo lavoro, forse l'unica negli 14 anni, ha fatto 8 anni di Champions, insomma. Io credo che la famiglia De Laurentiis abbia credito per essere approvata.
i tifosi comunque, insomma, al di là di tutte le dichiarazioni qui, eccomi qua, buonasera. Al di là delle dichiarazioni, dei tifosi c'è un certo fermento, sarebbe da sciocchi non sottolinearlo. Lei si sente di poter assumere un ruolo garante, diciamo così, come rappresentante della società, perché appunto alla fine di tutto le cose potrebbero andare come tutti sperano. Quando veniamo da un anno difficile di Covid, abbiamo un po' sofferto tutti, credo, no? Come nelle buone famiglie dobbiamo mettere a posto tante cosine, e secondo me lo stiamo facendo, cercando di non toccare molto la parte tecnica, anzi migliorarla. Noi pensiamo di prendere dei ragazzi di grande valore che un giorno faranno guardare, se ovviamente ci vuole un po' di tempo. Da garante, io sono qui da quasi questo l'ottavo anno, cerco sempre di fare il massimo per il bene dell'azienda, per il bene del club, per il bene della città, per il bene dei tifosi, e combatterò fino all'ultimo giorno, finché sarò qua, sarò sicuramente a combattere giorno per giorno per fare il bene per questo club. Spazio Napoli, salve. Volevo sapere se ci sono novità riguardo alla campagna abbonamenti, sì, è strettamente collegato al calciomercato e sulle magliette. Mi dispiace che questo non me ne occupo. Ci sono ancora novità, nel senso che si sta decidendo quando far partire la campagna abbonamenti, anche quando presentare le nuove maglie, manca un mese, un poco meno di un mese, comunque presto. Tipo Luna. Sì, buonasera direttore, volevo chiederle di Simeone, è un affare che possiamo considerare sulla strada giusta? Se ci fossero delle opportunità, sicuramente ci metteremo addosso. In questo momento non vedo questa opportunità, però è talmente lungo il mercato che ci può sembrare sempre delle notizie. Telegram Italia. Salve direttore, salve qui. Mi collego alla domanda del collega Pomponeo sulla questione Simeone, perché poi bisogna capire per anni che cosa succede, però c'è un Monza che è molto forte, che notizie possiamo dare, e su Nassa che vale il suo futuro. Noi abbiamo dei calciatori bravi, ovviamente, che hanno avuto meno spazio, per non dire poco spazio, negli ultimi anni. Noi non dobbiamo tenere calciatori che non hanno voglia di stare nel Napoli, di combattere per il Napoli, così tanta voglia, tanto desiderio. Quindi se avranno le richieste siamo aperti a qualsiasi tipo di discorso. Quindi ovviamente le frasi sono subordinate all'uscita. Grazie. Ostiga. Aspetta, forse allora, insomma, una notizia positiva che è messa in questi giorni riguarda Politano, perché mi pare che dopo l'ultima conferenza stampa con il mister, insomma, ci sia stato un confronto, e quindi possiamo dire che Politano farà parte a tutto tondo del progetto del Napoli l'anno prossimo. Tanto Politano è una storia di discussione, poi che il processo che c'era prima, che se qualcuno vuole andare via, più desiderio di fare a Napoli, non è Politano, cioè poi quant'altro, possiamo poter ascoltare e siamo aperti di tutto. E comunque abbiamo sicuramente la voglia di tenere calciatori che hanno tanta voglia di stare a Napoli, di combattere per il Napoli, di vivere Napoli. Quindi per noi siamo molto contenti che in questo momento il trend sembra questo. Siamo molto contenti, mai messo in discussione quello. Allora, facciamo una sorpresa e poi rispondere anche a qualche domanda, che se non facciamo in maniera così un po' improvvisata. Leo è stato, se capisce un po' l'italiano, perché è in inglese, risponderà anche in inglese, se sono risposte semplici. Come vogliamo cominciare? Il mattino sì. L'anno scorso era al Genoa,
Che cosa pensa di questa squadra, di questo campionato di Serie A, e se è venuto qui perché pensa di poter vincere il campionato? Grazie. No, I played the Serie A for Genoa last time, and I really enjoyed to play in Serie A, and now for me to go to Napoli is a big dream, and something I've been working for my whole career. So I'm just really happy that I'm sitting here, and ready to show my qualities and show my mentality of things. So I'm a happy guy. Credo di aver capito come si deve giocare un anno in Genoa, mi conosce la Serie A, però il Napoli è diverso, quindi un grande sogno per lui di essere qui e giocare in questo livello. Prego, grazie. Sì, senti, nazionale che ho visto giocare sul centro-sinistra, il tuo ruolo preferito o per te è indifferente giocare a sinistra o a destra? Grazie. Of course, I've been playing both left and right, So for me, it doesn't matter so much. I can play both sides, so that's not a big problem. So I'm ready for what I want for me, so I'm ready. Quindi il gioco sia a sinistra che a destra, per me non c'è differenza, e sono più pronto a giocare dove si decide. La giustizia, poi dopo c'è qualcuno di voi che non ha fatto la domanda prima, la può fare adesso. Due domande velocissime. La prima, se è vero che aveva già deciso di giocare solo con il Napoli e ha detto no ad altre società, e visto che... Okay. Seconda, visto che l'anno scorso ha giocato in Serie A con Genoa, come è stato l'attaccante più forte che lui ha incontrato? I have to say Osimhen was the best striker I guess. Yeah, but really it was a really good player. Non è di parte, eh? No. Abbiamo improvvisato, non abbiamo deciso 5 minuti fa, quindi sono parole sincere. Sì, ciao, benvenuto innanzitutto. Sei scelto già il numero di maglia, ho un'idea per il numero di maglia. E che ne pensi del paragone che ti hanno fatto con Fabio Cannavaro piuttosto che l'altro? No, I haven't been choosing yet. I need to see the numbers and then we'll see. But of course, as we said before, Paolo Cannavaro is my biggest hero. So I really like him as a player and my idol, you can say. I haven't decided. No, not yet. Oppure voce forte. Ma non lo voglio mai questo gruppo, eh? No, I've been hearing many good things about the stadium, and of course it was a nice game. In Sydney's last game, it was the good atmosphere, and yeah,
It was really nice event, so I enjoyed it, and I love to play in front of good fans, and you can hear it loud that the fans are really good. Avete capito, quindi è rimasto molto impressionato dallo stadio, dai tifosi e anche come dire dalla vittoria per la sigla. Innanzitutto benvenuto, vieni una squadra che si è guadagnato il posto, la posizione migliore difesa in Serie A e pensi di poterti guadagnare un posto da titolare in questa squadra. E poi se posso una cosa aggiunto velocissima, ci viene chiesto spesso dai tifosi quando è stata fatta l'offerta a Koulibaly, quella di cui ci ho parlato, perché per qualcuno, qualche voce dice che è arrivata in ritardo, che forse già c'era l'accordo con Chelsea, no. Cristiano, rispondi prima. Non dobbiamo parlare per due mesi di fila a cui farà convincerlo in tutti i modi, non solo quello che ho detto, ma anche per rendere in futuro la dirigente con noi, come è stato possibile. Quindi, ripeto, l'altra volta ha detto che lui sta pensando in realtà, cioè ha detto che non voleva stare, e noi ce l'ho qua fino alla fine. Of course, Koulibaly is a good-looking defender. You have to just be yourself, and you cannot be Koulibaly. So I just ready to show my qualities and be myself, and that's my target. So I'm really looking forward to just start playing. Quindi hai capito, cioè è chiaro che lui non è venuto qui, non pensa che sia venuto per sostituire Koulibaly che è un campione top player, ma lui è se stesso e quindi mostrerà il massimo. Ciao, benvenuto. Vorrei dirti qual è il primo obiettivo personale che sei prefissato? Yeah, of course, the target is always to win. That, of course, is something I'm trying to have for. So Napoli is a huge club, and it's a club that should win the titles, and that's the target I think for all of us. So, just have to work hard and then try to win as many games as well. L'obiettivo è quello di vincere, perché Napoli è un top club, quindi è inevitabile che il target, quindi l'obiettivo per lui e per la squadra, è quello di vincere più partite possibile. Sono qua. Salve, benvenuto a Ospigardi, dopo il prossimo anno giocherà anche un pericolo importante, lo sai, per il campionato di Coppa Italia, e hai avuto modo di poterti confrontare già con i tuoi compagni. Che spogliatoio hai trovato oggi al tuo arrivo? Che impressione hai? No, so good things to say about the group and the players and stuff, that kind of thing. So I really like Italy and the way you are as a person, so all of you, and so it really suits me, I think. So that's one of the reasons I want to play in Italy also, because I really like you all as a human being, so I have just good things to say. Posto che premetto io che lui è arrivato da poche ore, quindi sì, ha visto, ho conosciuto qualcuno, ma veramente da pochissimo, comunque lui è felice, ha trovato un bel ambiente e soprattutto è contento di continuare a giocare in Italia. Abbiamo l'ultimissima da parte del suo legale. Leo, buonasera. L'Italia è terra di calcio, la Norvegia è terra di sci, il Trentino nordico in particolare, il Trentino è terra di sci nordico. Hai qualche ricordo legato allo sci nordico? Some nice mountains here in Italy also, so that's always good to have.
Aggiungo io come Sinner, lui ha iniziato naturalmente anche a sciare, però è diventato un grande campione, quindi per 4 anni c'è anche dopo, è passato al calcio e continuerà anche per noi. Bene, grazie, spero che vi sia piaciuta questa sorpresa che abbiamo fatto un po' per l'altro meglio. Vuole pagare, non può pagare.